Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, benvenuti ad un nuovo video della nostra rubrica domenicale Worms WMD, sviluppato da Team 17, che ringrazio per avermi omaggiato di questo titolo, che proverò insieme a voi. Di cosa si tratta? Worms, ragazzi, ovviamente è uno dei titoli più anziani nel Valhalla dei videogiochi. È un titolo che tratta di due o più eserciti di vermiciattoli armati fino ai denti che si sfidano fino alla morte, finché non ne rimarrà uno solo o una squadra sola. Il gioco originale è uscito non so quanti anni fa, forse 15, non lo so, io ero piccolino e ci giocavo molto spesso, divertendomi tanto, e quindi adesso voglio provare. Ho già personalizzato la mia squadra che mi piace tantissimo. Ho fatto anche un paio di partite in single per impratichirmi, ma alla fine le regole sono rimaste molto semplici e simili. Anche se sono state introdotte delle cose fighissime come le torrette, le mitragliatrici, i carri armati, i robot e tante altre cose divertenti. Ho già personalizzato la mia squadra dei Panaworms, che qui vedete mentre. Ecco esatto, tenute ingegnere, speechbank muratore. Danza della vittoria, air guitar. Abbiamo gli Ulysses White, il Santo Padre, Montezuma, Sverica, No Warm Sky, Blume, Blitz e Napoleone. Questi sono i miei vermi. Ma adesso andiamo a fare una campagna. Il serbatoio dei ricordi. La terza missione della campagna. Dobbiamo sconfiggere tutti i vermi nemici, eliminare due o più vermi nemici in un solo turno, terminare la missione con più di 125 salute e annegare un verme nemico. Ce la faremo. Intanto qui vedo un carro armato, quindi sono molto interessato da questa cosa. Speriamo di sì. Innanzitutto vi dico che questo è un titolo che si gioca specialmente e soprattutto multiplayer. Vedrò se riuscirò a portare qualche partita in multi, che però dovrò organizzare quando il tempo me lo consente, quindi non potrò organizzarli in modo specifico con voi ragazzi che mi seguite. Vedremo, magari con un po' di tempo potremo organizzare anche qualcosa di questo tipo. Innanzitutto, se il titolo vi piace, siete interessati, fatemelo sapere con un like qui sotto e con un commento. Ma adesso smetto di parlare di quisquiglie e inizio a. Ah! Lo sapevo! Posso entrare nel carro armato? Ne ho addirittura due. Poi delle casse là sopra. Potrebbero essere interessanti? No, però voglio entrare in un carro armato. Allora, io ho soltanto un verme se non sbaglio. Però il mio verme ha 200 di forza. Ah, ok. Il cannone si muove con la S e la W. Quindi provo a. Ok, wow! Ah, continua a sparare, ragazzi. Ok, continua a sparare con il carro. Ok, ha smesso. Quindi il carro spara praticamente tre raffiche in sequenza, non bisogna tenere premuto, proprio le vanno in automatico. Purtroppo non ho ucciso Hugh Mead. Se lo sapevo, magari sparavo direttamente sotto a Hugh Mead, facevo saltare le taniche di fuoco, quella cosa lì. Non farlo, ma sei pazzo! Ma invece non è pazzo. Credevo che si sarebbe fatto saltare in aria. Se avesse colpito i barili moriva. È stato bravo. Ma se io adesso salgo con il carro sopra Yumi, lo faccio fuori. Oppure faccio fuori me stesso. Dite che. Ragazzi, ma un po' overpower questa cosa del carro. Guardate come free. Vermi fritti stasera, cena. Ne faccio fuori due in una volta sola stavolta? Sì, finalmente ce l'ho fatta. Ok. Quindi ne mancano soltanto due, ma che missione facile. Vabbè, allora ne facciamo un'altra se finiamo così velocemente. Replay storico. Facciamo un'altra se finiamo così velocemente. Comunque vedete che, diciamo così, la grafica è tutta, diciamo, come se fosse di cartone e può essere distrutta. Però la cosa divertente è che mettendosi dietro gli oggetti ci si può difendere dai colpi dei nemici. Noi adesso stiamo usando il carro armato, ma ci sono tantissime armi che i vermi hanno a disposizione: bazooka, granate, granate a grappolo, mazza da baseball, fiamma ossidrica, mitragliatrice, fucile, asino di cemento. Aiuto, questo mi fa paura. Aia! Quanti cazzo mi sta sparando? Aiuto, il carro di Ulisse è sotto attacco. Aia! Ulisse si è fatto male nel carro, le cose si mettono maluccio. Ragazzi miei, però adesso mi avete fatto incazzare, eh. Ok, così mi sembra una buona posizione. Perfetto. Ok. Ah, ce n'era un terzo, era sotto. No, il carro. Come cazzo l'ha parcheggiato? Ce n'era un terzo dentro la tenda, non l'avevo visto. Però vabbè, l'hanno visto i miei missili.
infatti era dentro, non si vedeva. Qui vedevo Highgate. E poi c'era Rainforest. Guardate che manovra ho fatto, Impennata. Manco fosse la BMX. E poi ho fatto... Però mi sono anche girato. Adesso ho il cannone rivolto verso il basso. Vabbè. Misteri di Worms. Dovrebbe mancarmi un vermiciattolo. Che voglio capire che cosa farà col lanciagranate. No, ce n'è un altro dentro la tenda. Survival, ho letto. Scritto Sir come... Bastardo, c'è il buco nella tenda. Quanti cacchio sono lì dentro, quindi? Sì, ma questa era una bazzucata di quelle patetiche. Ma proprio patetiche. Ok, tanti saluti a Survival. Come diavolo ti chiamavi? L'ho preso? 8, merda, l'ho preso di striscio. Hanno tutti 30 punti ferite, mi sembra di capire. Ok. A uno lo dovrei annegare, tra parentesi. Non dovrei farlo saltare in aria col carro. Se voglio ottenere gli achievement. Quanto mi fanno paura. Queste sono a grappolo, giusto? Sì. Queste sono a grappolo perché esplodono e lasciano partire altre granate. Vabbè, intanto ci ha praticamente pulito tutto sopra la testa. Al prossimo turno mi possono veramente far fuori. Quindi, mo stiamo attenti. Però io quasi quasi risalgo e riprovo. Devo alzare un po' il tiro. Ok, devo liberare questa zona, se no mi apro. Non l'ho ammazzato e adesso dovrebbe toccare a Survival, quindi adesso Survival col bazooka mi stende. Ho fatto la manovra sbagliata, ragazzi, aiuto. Però... infatti mi pareva che non l'avesse caricato abbastanza, scusami. Sir, mi sa che hai fatto un po' una sciocchezza. Sapete cosa faccio adesso? Tocca a me, giusto? Esci da questa cosa. Vai! Stiamo parlando di Ulysses White, ragazzi, un verme che ha passato tutta la sua vita in un vault ad allenarsi. E quindi adesso lui vuole soltanto sconfiggere l'istituto dei vermi. Ragazzi, cioè, non è una figata sto gioco, dai, veramente, io mi diverto troppo. Devi sganciarti, però, Ciccio. Look busy! Allora, dobbiamo nasconderci da questo fetente. Quindi mazza la baseball, intanto facciamo strike, giusto? E ci nascondiamo qui sotto. Bene, mazzata sulla testa, l'abbiamo fatto fuori mani nude. A quest'altro adesso dovrei cercare di salire, dargli la mazzata e farlo balzare dall'altra parte così annega. Voglio proprio vedere. Ah, scende, eh? Bastardo! Bastardo! Ci ha provato. Questa è stata una mossa intelligente. Ci ha provato. Non ci è riuscito, ma ci ha provato. Wow! Devo stare molto attento. No, bazooka. Riprendiamo la fune, per favore. Che io la usavo veramente... più non posso. No, ho sbagliato tutto. Si usa la fiamma ossidica verso l'alto? Non credo che... La fiamma ossidica serve per scavare. Adesso proviamo a fare così. Ah, mi sono girato troppo presto, vabbè. Niente, praticamente mi sono creato una... mi sono creato la caverna. Adesso Gimpanzi deve scendere. Oppure si spara sui piedi, una delle due. Salta il turno. Interrompete, salta il turno. Salta il turno, ma... niente, altra fiamma ossidica. Giustamente. No, dai, non ce la faccio a fare la scala. Che due scatole giganti. No, il problema è che non riesco ad arrivare dall'altro lato con la corda. È troppo difficile scalare. Tanto tu salti il turno. Potrei provare a vedere. Magari col super pool. Vai. Ma perché fa ste cazzate? This ain't no YTS. Nessuno fa lo stronzo con Ulysses White. Per chi non sapesse chi è Ulysses White, ragazzi, è il mio personaggio di Fallout 4. Hammer time.
devo praticamente dovrei arrivare qua sotto a livello della tenda per Oh, we fare got lucky then. l'uppercut e beccarlo. Niente, sapete cosa Today is a faccio? survival frame of Esco mind. e ci scendo nel mio buchino e inizio a prenderlo a cannonate. You don't know what you're missing, love. All right, darling. Inizio a prendere a cannonate. Vediamo un po' che succede. Bazooka. Oi, oi, lads, look busy. Però qui le prendo io in testa sta cosa, eh. Blood hammer that. Infatti, come volevassi dimostrare? Mi sono fatto male da solo, però. Almeno non. Però adesso se Remember to keep questo your wits c'entra about bene la you. granata mi fa il culo. Adesso se questo fa rimbalzare la granata contro l'antenna e Get me la rimbalza mixing, nella workshy. tenda, mi fa il culo. Where can I park the Ok, van è round stato here? abbastanza stupido da non provarci. Adesso non I dovrebbe call più this farmi my male. jackhammer. Oh yeah, oh sì, oh sì. Un punto invece mi ha fatto Oh, male. I just have to try and walk it Adesso deve off. scendere ed affrontarmi perché salta il turno. Salta il rospo, salta anche la rana. E chi non salta, cosa stai facendo, Ulysses? You Dai, don't know forza. what you're missing, love. Mi piacerebbe buttarli in acqua, Oi, oi, caspita. screwdriver at the ready. Niente, io ci provo, tanto lo so, cioè, in teoria potrei già vincere con una bazookata poderosissima. Clocking up. No. It's break No. time. Clocking No. up. Oh, sì. I'd rather you didn't see me drink this. Fuck. Ma The vaffanbarrodo. thread's done in. E adesso Gimpanzi mi può lanciare una granata proprio in I testa, just così. need to get my Ma bearings. sei stupido. Ma perché stavi saltando il turno? Mi lanci la bomba a grappolo? Stavi saltando il turno! No, non I'm gonna farlo. show you what Ma wannabes così ti can arriva in do. testa! Mi è andata bene, vai, un momento di atterra addosso. Vabbè, Jim, sai cosa ti dico? Perché stai facendo sti versi? Check out the rivets on that. Sayonara, son of a bitch. Watch out below! Va bene ragazzi, abbiamo fatto This area fuori is questo notorious for that. simpaticissimo. Quindi la nostra prima partita l'abbiamo fatta, dai. No, speravo di fare meglio, però. Ma mi piacerebbe fare una partita I però can con find tutta la somewhere to squadra dei rest and vermiciattoli, solo che recover. non so quanto possa durare. Magari vi mostro la campagna di livello 2 che ho già fatto. E cerchiamo di fare qualche stella in più. Hai sbloccato un nuovo premio quiz. Equipaggia. Quindi vabbè, abbiamo fatto fuori due nemici in una volta sola, bla bla bla, però non abbiamo annegato uno. Chop Suey che cos'è? Sconfiggi tutti i vermi, non perdere salute e non uscire mai da un veicolo. Ah, abbiamo gli elicotteri. Completa la missione con almeno 18 minuti rimanenti. No, ma sono troppo curioso, andiamo a vederla, ragazzi, perché quelle prime sono abbastanza standard. Qui c'è anche questo robot che è interessante, mi piacerebbe guidarlo. No, che cos'è sta storia del chopper? Ancora una volta Ulysses da solo. Ah no, abbiamo Oi, Ulysses oi, e il screwdriver Santo at the ready! Padre! Ok, 19 minuti, bazooka. No, bazooka è una mazza. Well, I'm off to get a paper and some scratch cards! Veramente? No, ma ragazzi, cioè, io sto male. Io sto male, non so se vi rendete conto, You'll ma. regret that! Praticamente dobbiamo bombardare dei vermi cinesi? Ma questo è anche razzista, cioè, ma che cazzo! È una specie di Chinatown dei vermi, e noi col chopper dobbiamo bombardare il più possibile. E fammi vedere, perché io non ho capito assolutamente niente di quello che ho fatto, ma. So soltanto che ho cercato di sfarfallare il più possibile, e tanti cazzo ne ho fatti fuori. Poi tanto sono anche atterrato miracolosamente. Ho fatto fuori tantissimi. Mai successa una cosa del genere in tutta la mia carriera. D'altra parte col chopper è divertente. Wow! E beh, ma il Santo Padre dietro al ristorante Thai che cosa ci fa? Ok, Hamei, prepararsi al fuoco. Cercherà di attaccare l'elicottero, credo. Drolink, saluta e va via. Bazooka!
belli che sono con i capelli da geisha, poi neanche cinese, sembra più un Giappone feudale. Cos'è sta storia? Ah, anche il Santo Padre adesso ha un elicottero. Abbiamo un chopper, ragazzi. Baby, questo è un chopper. Quanti ne abbiamo fatti fuori? Allora, uno. Due. Ce ne invita ancora uno. Ce ne invita ancora Hollyu. Tra l'altro, cioè, sparo tantissimi colpi. Ah, per pochissimo! Holy Cow, che ho chiamato Liu, è rimasto in vita. Gli abbiamo sparato un proiettile proprio a distanza ravvicinata. Che figata! Ma perché hanno i nomi cinesi e hanno le tombe da shintoista giapponese e i capelli da geisha? C'è un po' di confusione tra questi vermi, eh? Più che nei miei gameplay con Europa Universalis. Ok, Holy Cow... Che tra l'altro Holy Cow in inglese vuol dire porca vacca, cioè... No, vi prego, però ho scritto Holy come santo e Cow, la mucca. Hanno chiamato veramente un worm giapponese Holy Cow. I nomi non sono giapponesi, non sono cinesi, sono nomi inventati. Ho fatto anche la figura del fesso. Che pirla. Ok, The Holy Father ha il chopper un po' azzoppato, però adesso mi sa che Ulysses White... Oi oi, oi oi. Dovremmo averlo fatto fuori abbastanza. Ok. Colpito e affondato, signore. Ragazzi, questa missione è stata rapidissima, però mi ha divertito. Perché se negli scenari multiplayer ci sono dei mezzi nascosti, io non oso immaginare la goduria tipo di uno che ha ancora un worm in vita, la squadra avversaria sta vincendo, però trova un tank o un chopper e scatena il finimondo. Troppo divertimento. Mi esalta tanto. Ragazzi, mi esalta tanto. Non perdere salute, purtroppo l'ho mancato. Non uscire mai da un veicolo, l'ho fatto. Completa la missione con almeno 18 minuti rimanenti. L'ho fatto, ragazzi. E parlando di minuti rimanenti, il tempo è scaduto. Guardate Ulysses White qui sopra, che con l'elmetto da ingegnere, perché costruisce il canale di Panama, sta suonando la chitarra invisibile, mentre sotto tutti i worms filano. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, mettete un like se vi ho tenuto compagnia e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo, ditemi se volete vedere una serie, se volete vedere comunque una serie di episodi tra il mese di settembre e quello di ottobre, magari qualche partita multi. Perché no, perché no? Detto questo ragazzi, ci vediamo molto presto, da Andrew per ora è tutto, alla prossima!